Salmo 8, versetto 2. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Che bella questa frase! L'avversario, Satana, colui che si innalza, il vendicatore, colui che cerca sempre qualcosa contro l'opera di Dio, sono messi a tacere dalla semplicità disarmante dei bambini. E per questo Gesù diceva: siate semplici come bambini, fateli venire a me, siate come loro. Il bambino prima di tutto si fida pienamente delle persone che lo hanno fra le braccia. Il loro modo di parlare, di esprimersi, non è dettato dal male, non è circondato da doppi sensi, non è ancora tante volte stato cambiato dal peccato e dalla società. E il nostro cuore, quando va alla croce, dovrebbe diventare proprio un cuore semplice. Un cuore semplice che pulsa per Dio, che si fida di Lui, un cuore che ricerca, un cuore che accetta le riprensioni, come quando un bambino viene sgridato ai genitori, certo è dispiaciuto, ma ciò serve a lui per l'educazione e per la crescita. Questo è un cuore semplice che mette a tacere l'avversario. Noi a volte cerchiamo delle grandi cose, quando avremmo necessità di cercare la semplicità dei bambini, avendo e chiedendo a Dio un cuore puro, rigenerato, semplice, un cuore non corrotto dal male, un cuore che non è insanabilmente maligno, ma che è stato curato da Cristo e dal suo sangue. Il Signore ci benedica.